Ciao ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi un video spacchettamento. Mi è arrivato il pacco di Bibicraft ed eccolo qui, un bel paccotto. È stato spedito esattamente il 14 agosto ed è arrivato esattamente in 9 giorni lavorativi, esclusi ovviamente il sabato e le domeniche. È stato spedito con l'SLIT, che è l'Italy Special Line, ed è appunto questo servizio che arriva il pacco dai 7 ai 15 giorni lavorativi. Quindi davvero davvero ottimo, tenendo conto che mi è arrivato in 9 giorni ad ora. Infatti non dico proprio cavolate perché vi mostro proprio qui, perché alcune magari non credono, che ne so, la parola. E quindi il 14 d'agosto, vedete, è stato appunto inviato, è il primo in basso. Poi è stato spedito da Shenzhen, poi da Shenzhen è arrivato ad Hong Kong, Amsterdam. Vedete le date sotto, sono davvero velocissima questa spedizione, e poi da Amsterdam è arrivato appunto a Bologna. E vi dirò, da Bologna per arrivare qui a casa mia ci ha messo esattamente un bel po' di giorni, perché a Bologna è arrivato il 21 e oggi, che è appunto il 27 agosto, vedete, il 27 agosto c'è anche la data e l'orario. E mi ha fatto un po' tribolà quando è arrivato a Bologna, però vi devo dire, tutto sommato, davvero una spedizione molto molto veloce. Vi mostro cosa ho scelto dal sito di Bibicraft. Io come sempre ringrazio l'azienda perché è sempre molto disponibile e mi riconferma ogni volta. Allora, vi mostro, è imballato sempre perfettamente con il pruriball, arriva tutto integro. Allora, come prima cosa vi mostro queste pinze. Questo è appunto il codice. Queste sono delle pinze che tagliano il filo in modo liscio. Vedete, hanno le punte in questo modo e consentono appunto di tagliare il filo in modo netto. Già le ho testate e sono perfette. Infatti andrò a sostituire subito le pinze che ho di là nel contenitore, perché appena vado a tagliare mi lasciano quelle punte che poi dopo graffiano tantissimo. Invece queste già le ho testate, il filo rimane proprio liscissimo, quindi un'ottima scelta. Poi ho preso questo set di perni in acciaio. Vi mostro prima il codice, che è questo qui. Questo qua sempre in grassetto, sperando che la telecamera mette tutto al fuoco. Sono esattamente 300 pezzi e sul sito costano 8,28 euro. Ah, no, mi sono dimenticata di dirvi il prezzo delle pinze, che è 3,33 euro. Davvero ottimo come prezzo, considerando che sono delle ottime pinze, perché già le ho testate. Queste sono appunto i perni, come vi dicevo, sono 300 pezzi e sono nelle misure da 4, da 6, da 8 mm, cioè sia nella versione nella tonalità acciaio dorato e sia nella versione sempre in acciaio, colorazione appunto acciaio. Ve li mostro questi qui più grandicelli. Il perno è abbastanza lungo, tutti i perni sono lunghi 12 mm e mi servivano appunto per andare a creare dei cabochon in resina. Quindi ultimamente ne sto davvero utilizzando tantissimi di questi perni, e quindi ho preferito prendere questa ruota, che ha appunto tre dimensioni differenti per ogni colorazione. Come vi dicevo, il prezzo è di 8,28 euro, quindi davvero ottimo, considerando che per ogni misura ci sono 50 pezzi. Questa era la scatolina, il codice ve l'ho mostrato, poi in tal caso giù nell'info box vi scrivo appunto tutti i link. Poi ho preso questi cipollottini,
Sono dei cipollettini, quelli molto piccoli, misura 3x4 mm, questo è il codice, sempre questo qui scritto in grassetto, sono 10 fili. Questi sul sito, quando appunto ho realizzato il carrello, erano in promozione a 5,13 euro. E considerando che sono 10 fili, il prezzo è davvero ottimo. Io di solito nei mercatini, fili così lunghi me li fanno pagare 1 euro al filo, quindi al mercatino sicuramente avrei speso il doppio. Sono davvero molto belli, lucidi, tutti quanti rossi e sicuramente creerò tantissime cosine con questi cipollottini. Ultimamente mi sono fissata con il rosso. Sono davvero molto molto carini. Non ricordo adesso quanto sia il prezzo, però ha sempre dei prezzi ottimi Babycraft, quindi vi consiglio di guardare il sito. Questo appunto è il codice. Poi mettiamo le pinze di qua, se no mi sbaglio e vi mostro sempre le stesse cose. Poi ho preso anche questi altri pernetti. Questo è sempre il codice, sono dei pernetti in acciaio. Questi qui, a differenza di quelli che vi ho mostrato prima, hanno l'asolina in basso. Ve ne mostro uno. Sono a base molto piccola ed hanno appunto l'asolina. Ho pensato per quando realizzo qualche orecchino con in resina e mi occorre appunto un anellino per poi agganciare una perla oppure una goccia o anche una lavorazione in tessitura, perché no? Quindi ho pensato di prendere anche questi. Questi sul sito costano, un attimino che ce l'ho scritto, sono 50 pezzi. Questi costano, questi non l'ho scritto, ottimo. Quindi vi lascio appunto il link giù sotto nell'info box, perché ho dimenticato, cioè l'unico che non ho scritto appunto il prezzo, invece degli altri ho scritto il prezzo e tutto, tutte le informazioni. Perdonatemi, ma ogni tanto sono umana anch'io, perdo colpi. Questo è il codice. Poi ho preso le farfalline. Le farfalline sempre in acciaio, acciaio dorato e colorazione acciaio. Le ho prese queste qui in oro, questo è sempre il codice, sono esattamente questi quanti pezzi erano, 100 pezzi, e sul sito costano, cioè quando le ho messe io nel carrello costavano 3,66 euro, erano in promozione, e se non erro più o meno il prezzo è quello, è aumentato di poco. E questi invece sono quelli lì in acciaio, anche colorazione acciaio. Questo è il codice, sempre 100 pezzi e costano 3,36 euro. Poi ho preso anche questi cerchietti, li ho presi in due misure, sia da 24 mm e sia da 14 mm. Questi sono da 14, sono sempre dei cerchietti in acciaio. Sul sito costano 5,60 euro, sono 6 paia, ve li mostro da vicino, sono davvero molto molto carini. Io sono fissata con i cerchi, davvero molto molto carini e lucidi. Si aprono in questo modo, si alza così, vedete, e poi si riaggancia. Sono belli, belli solidi, davvero molto carini. Vi dicevo, sono 6 paia e misurano 14 mm. E poi li ho presi anche in questa misura più grande da 24 mm. Questi qui sul sito costano 5,60 euro, questi invece erano in promozione a 4,48 euro. Vi mostro anche questi qui da 24 mm, sono sempre in acciaio, davvero molto molto carini. Vedete, vi mostro anche a paragone, sicuramente li indosserò insieme perché per lobo ho due fori, quindi li metterò insieme. Infine
ne ho preso questi tre. Questi tre non sono in acciaio, ma sono placati oro 18 carati. Ho preso due tipologie di perni e anche questi chiodini col terminale a pallina. Vi mostro prima questi chiodini, questo è appunto il codice, sono 300 pezzi, se non erro, sì, sono 300 pezzi. Sul sito costano 5,96 €, vi ripeto, sono placati oro 18 carati. Non ho mai preso nulla di placato oro su questo sito e quindi vi farò sapere come mi ci trovo. Sono davvero molto lucidi. Questi mi serviranno nell'immediato perché ho un progettone in ballo, quindi li andrò ad utilizzare subito. E poi ho preso questi due perni. Il primo è questo qui a forma di stellina. Questo è il codice, questo sempre scritto in grassetto. Sono 6 pezzi. Sul sito costano 4,53 €. Sono sempre placati in oro 18 carati, ve li mostro da vicino, c'è sempre la confezione in plastica, io lo trovo utilissime queste confezioni. E questi sono gli orecchini a stellina, ed eccoli qua. Sul retro c'è sempre l'anellino, volendo possiamo agganciare una nostra creazione, oppure indossarli anche così, perché no? Sono davvero carinissimi. E qui vedete non è presente la farfallina, quindi perciò ho scelto di prenderle anche queste qui in acciaio, perché molte volte anche su altri siti i perni non vengono, non c'è la farfallina sul vetro, quindi ho preferito fare una scorta anche di farfalline. E poi ho preso questi qui che sono a forma di cuore, questo è appunto il codice. Questi sono 10 pezzi, sul sito costano 4,53 € e sono davvero deliziosi anche questi, sempre con la scatolina. Ed è un piccolo cuoricino, questi sono più piccoli rispetto appunto alla stellina, ve li metto a paragone un attimino, ve li mostro. Ve li mostro vicino. Vedete la stellina e appunto il cuoricino. Qui il foro è presente qui in basso, invece qui è presente l'anellino come vi mostravo prima. Davvero molto molto carini. Li testerò e vi farò sapere certamente come mi trovo. Mettiamo tutto a posto. Vi ripeto, giù nell'info box troverete appunto tutti i link di ogni articolo. Questi erano tutti gli articoli scelti dal sito Bibicraft. Prossimamente realizzerò anche due tutorial in collaborazione con Bibicraft. Io spero che questo video sia stato utile. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!